Claudio Gabbiani, responsabile tennis WISP Grosseto. Siamo arrivati in fondo a una lunga stagione con il campionato interprovinciale di tennis. Oggi l'ultima finale, ha vinto Istia, è tempo di fare un bilancio. Sì, sono molto contento della finale di oggi, che è stata combattutissima. L'atto finale di un bel torneo Coppa Italia. La finale di oggi è della categoria Elite maschile. Ad affrontarsi sono due squadre, il Massa Marittima e l'Istia. Squadre che hanno dominato entrambi i gironi. Uno, girone A, l'Istia è arrivata prima, e l'altro, il Massa Marittima, che ha dominato il girone B nella parte nord della provincia di Grosseto. Abbiamo assistito a delle partite, un bel divertimento e una bella sana competizione, quello appunto che vuole la WISP. Mi sento un dovere di fare, a nome mio e anche a nome di Sergio Perugini, del presidente della WISP, un ringraziamento in primis a tutti i partecipanti, alle società che si sono iscritte al torneo e anche ai maestri che hanno incoraggiato tutti gli allievi a partecipare e a confrontarsi insieme. Una bella stagione che va avanti con i tornei giovanili, ci sono tanti bambini che stanno giocando, il tennis WISP cresce. Sì, speriamo, cioè quest'anno è andato molto bene il bilancio perché soltanto per la Coppa Italia hanno partecipato 24 squadre tra maschile e femminile. Si sta iniziando anche i tornei dei bambini che in tutta la provincia fino a Piombino. Il prossimo anno partiremo alla grande subito ad ottobre sia con i tornei adulti sia con i tornei dei bambini. Matteoli, allenatore del Circolo Irriducibili Istria, che ha appena vinto la finale del campionato Elite di tennis amatoriale WISP, una bella vittoria al termine di una bellissima finale. È stata una bella finale tirata, le due squadre che hanno dominato i propri gironi, quindi siamo contentissimi di aver vinto con l'altra squadra più forte del campionato. I ragazzi hanno giocato da Dio, mi hanno dato tante soddisfazioni, tanta fatica in campo per l'allenamento, sono riusciti a vincere il primo anno che sono insieme, grande risultato, sono contentissimo. È stata una bellissima stagione, vi siete divertiti tutte le squadre in campo, è la degna finale di una degna stagione. Sì, decisamente sì, il campionato è organizzato molto bene, Claudio Gabbiani ci ha coordinato dall'inizio alla fine, la WISP ci dà sempre la soddisfazione di fare questo campionato invernale quando non ci sono i match e quindi siamo contentissimi. E vi siete già dati l'appuntamento al prossimo turno. Chiaro, 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 al prossimo anno ci saremo sempre con sempre più squadre. Ci sono dei ringraziamenti da fare dopo questa vittoria? Volevo ringraziare il circolo che ci ospita, l'Associazione dei Campini di Istria d'Ombrone, perché ci danno il campo, ci danno aiuto, ci danno appoggio e noi cerchiamo di ripagarli con i risultati. Antonio Guerrini, presidente del Circolo Tennis Massa Marittima, che ha lottato fino al termine di questa finale, alla fine si è dovuto arrendere. Presidente, è mancata un po' di condizioni fisiche, un po' di giocatori. Ma direi che comunque oggi ha vinto la WISP. Come istituzione credo che sia stata una bella finale, combattuta fino alla fine, senza sbavature da nessuna delle due parti. Ha vinto di poco Istia d'Ombrone, a cui faccio i complimenti, però noi non mi sento di uscire sconfitto da questa finale perché credo che abbiamo vinto tutti. Presidente, ha vinto la WISP, ha vinto anche il tennis, hanno vinto tutte le squadre perché è stata veramente una bella stagione e questa è stata una degna finale di una bellissima stagione. Grazie. Chiuderei con una frase che ho detto anche al nostro circolo: nello sport si vince senza uccidere, nella guerra si uccide senza vincere.